pensiero di telefonate a parenti o anziani della mia famiglia, sono pronto a scrivere di tutte le attività annesse e connesse, sentite anche come parla il ragazzino, alla preparazione del presente territoriale di ogni torneo. Per prima cosa, le vecchie zie facevano le pulizie straordinarie, obbligando tutti i membri della famiglia a collaborare. Si dividevano a scorte con secchi e stoppinacci, alla mano e tutto doveva brillare. Si lavavano i vetri, le porte, le tende, si pulivano i lampadari, il vetro di murano, si pulivano i tappeti e tutti i mobili venivano riposizionati in modo che il presente occupasse la zona di più della stanza. Bravo! Il terzo posto va a Letizia Muslici. Dico subito che non sono i miei parenti, è uno dei parenti che mi ha portato in Sì. Io non so, anch'io, no, perché già sapevo che durava la foto. Ok, tateci a due punti, se no non va. Ora, seconda posizione, classe seconda A, presso 12 sforzo. Dice proprio presso 12 sforzo, applauso. C'era l'insegnante, presumo, perché c'era una bambina di 12 anni che aveva... Come mai, ragazzi, ci sono i suoi? Lei che cosa insegna, venga. Italiano, ma non è italiano, ma non è no, fanno solamente un appello, è impossibile perché sono stati avvisati tutti che due o tre volte chiamato nessuno, fino a stamattina, se non sbaglio. Vale. Stranissimo. Ma magari lavorano il giorno di domani. È un lavoro molto bello, complimenti. Anche a lei mette passione e io... Questo è il problema. Io nasco nella famiglia di... La quarta A del terzo Cosentino. Cristina è rimasta pure da gli altri che sono andati a vedere che cosa è l'orecchia, sì, no, non ti volevo far leggere niente. Hai messo le mani anche tu in questa cosa? Più o meno mi ha detto. Prendila, prendi anche questo disegno. No, questa costruzione più che altro. Tu come vai a scuola? Come vai a scuola?